La banda della ruspa è tornata a colpire. Obiettivo prediletto sempre lo stesso, gli accettatori di banconote ai distributori di carburante self-service della Kuwait. Ad essere devastato questa volta è stato quello sulla statale 16, a Marotta Sud, poco distante dal centro commerciale Il Maestrale. Il copione è sempre lo stesso, una ruspa pesante da cantiere che impazza per pochi minuti nell'area di servizio, sradicando dalla loro sede le colonnine una ad una e distruggendo tutto come un bisonte in una cristalleria, e la strada bloccata a nord e a sud per non avere testimoni scomodi. Oltre alla ruspa, molte altre sono le analogie con furti simili, sempre compiuti in zona e sempre ai danni della stessa compagnia petrolifera, come a Fano a Sant'Orso. Anche l'orario è il medesimo, attorno alle 3 del mattino. La banda, composta da 3 o 4 componenti, ha rubato 3 mezzi, questa volta per portare a termine il colpo. La ruspa pesante per il lavoro grosso, in un cantiere stradale poco distante, e sempre nelle vicinanze, in un'azienda agricola a monte dell'autostrada, i 2 mezzi agricoli ed i loro rimorchi, che sono stati usati per sbarrare la statale. Analogie queste nella tecnica di esecuzione del furto con quella eseguita a Pesaro, sempre alla Kuwait di Borgo Santa Maria, che fanno pensare forse allo stesso gruppo criminale. La cosa allarmante è che tutto questo è avvenuto nel cuore della notte e 3 mezzi pesanti che attraversano il centro abitato con rimorchi metallici e scarabattole al seguito non sono proprio la cosa più silenziosa del mondo. Possibile, si chiedono gli inquirenti, che nessuno abbia sentito nulla? Ad indagare su quanto avvenuto i carabinieri della stazione di Marotta e la compagnia di Fano, che ora cercano, attraverso le scarne immagini della videosorveglianza interna al distributore, di ricostruire quanto avvenuto. Ma la scarsa presenza di telecamere di tipo Vistared presente nella zona non aiuta certo il loro compito. Uniche risorse, quelle poste su Ponte Metauro a Fano, un po' distante, ma niente in entrata e niente in uscita da Marotta. Anche questa volta le cassette di sicurezza con il denaro all'interno sono state aperte ed il loro contenuto asportato lontano dal luogo della razzia. I carabinieri le hanno ritrovate vuote poche ore dopo in un campo a qualche chilometro di distanza. Sul bottino si stanno facendo in queste ore le stime opportune. Non è semplice ricostruire l'esatto importo. Si deve calcolare il quantitativo carburante rugato dall'ultimo prelievo di carburante fino all'ora della razzia e poi dividerlo per tipologia e fare i dovuti calcoli. Ma da una media della giacenza nel fine settimana i gestori parlano di un importo che oscilla tra gli 8.000 e i 10.000 euro per colonnina. Di ben altro importo, invece, purtroppo è l'ammontare del danno causato alle strutture, che sfiora, da un calcolo approssimativo, i 90.000 euro.